Wrestling. Ciao a tutti, scuole e pesciolini, sono Mami di dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo quinto episodio di Ark. Oggi è domenica, quindi come sempre la domenica esce Ark. E in questo episodio, come potreste aver capito dal titolo, succederà qualcosa di veramente carino. Non vi dico molto, ma avremo a che fare con della roba che puzza tanto, ragazzi, e inizieremo a fare i contadini, ma soprattutto il fantastico, mitico, rarissimo Dodo Dorato sarà finalmente nostro? In teoria sì. Ci vediamo nel video, va? Ci vediamo nel video. Ed eccoci ritornati, ragazzi, qui su Ark. Questo è il quinto episodio. Che stai facendo? Con una lama dietro il mio sedere, che ci fai lì sotto, tipo pirata? Vabbè che c'è la scimmia, però. Scusi, signor pirata, si può alzare, per favore? No, stai buono. Ma no, perché non possiamo iniziare un episodio di Ark normale? Mi lagga tutto. Ecco. Si è impallato tutto, non so se si è impallato pure. Salve. In ogni caso, ragazzi, sono successe alcune cose in questi giorni in cui noi eravamo a FK e ogni tanto entravamo, più che altro entrava siete spacciati. Allora, vi voglio presentare il cadavere di una nuova persona, perché purtroppo è senza vita qui. C'è Joseph. Venga su YouTube, per favore. No, è morto. È morto? Vabbè, io lo sposto. Sposta il cadavere di Joseph. Joseph, la trascino io, non si preoccupi, in un posto tranquillo. Tanto qua... Mi è sparito Joseph! Oh no, ce l'ho qua. Ce l'ho qua, Joseph. Questo è un amico di... Mi era sparito Joseph. Lascia sto corpo schifoso che è un po' tutto così. Comunque, ragazzi, questo è un amico di Siete Spacciati che è entrato in tribù con noi. Potete entrare anche voi, basta che venite in game, ci trovate, insomma, ed entrate meglio, in tribù. Noi troviamo voi, perché... Sì, vabbè, insomma, ci si trova, l'importante è che ci si troviamo, giusto? Si dice così, Siete Spacciati. Perché ti guardi le braccia? Perché c'hai anche un'armatura? In ogni caso, mi ha fatto abbastanza incazzare sto server, perché puntualmente io mi risveglio morto, quindi ho trovato la soluzione. Oltre che dobbiamo fare il secondo piano, perché penso sia dovuto ad un bug, se voi sloggate... Perché sono caduto così? Vabbè. Se voi sloggate al piano terra, vi ritrovate, non si sa perché, nelle fondamenta dopo un po' di giorni e morite. Le cose di Ark. Quindi se sloggaste ad un secondo piano, questo non succede, quindi faremo il secondo piano, ma non lo faremo in questo video per... No, di nuovo Siete Spacciati, smettila di bloccarmi. Ma no, ma mi hai lasciato qui a terra e te ne sei andato. Ma sei un pezzo di merda. Ok, ragazzi, ho pagato Siete Spacciati in natura e mi ha liberato. Che cosa deve fare l'Ercole moderno? Deve anche patteggiare col nemico Black Hulk. Cioè, ma io non lo so. Comunque, Siete Spacciati, durante le sue partite così a runtime, così random, che fa ogni giorno, guardate che cosa ha trovato, ragazzi. Ragazzi, guardate, l'ha trovato. È lui, il Dodo Dorato. Un Dodo Dorato. No, basta! Guardala meglio. No, la voglio vedere da vicino. Madonna, ma perché? Gli devo disabilitare l'engram delle pola, questo qui. È così, lo guardi meglio. Ma no, ma anche no. 18 secondi, ma guardate. No, mi scappa il Dodo. Perché si è messo di culo? Comunque, ragazzi, gentilissimi, guarda. Quando vi mettete tutti insieme contro di me, siete i peggiori. In ogni caso, molto carino sto Dodo. Sì, è molto, molto carino. Ma che dici, se lo sciogliamo nell'acido ci crea lingotti di oro? No? Non funziona così? Teoricamente sì, ma questi lingotti sono un po' di piedi sono sopra, i piedi dentro. No, che schifo, poi facciamo tipo i McNugget. No, molto brutto. Un'immagine bruttissima. Va bene, ci abbiamo anche il Dodo Dorato, che non serve a una minchia, è solo figo da tenere, ragazzi. Cioè, quindi ve lo dico. Però ora ci impegniamo, io e Siete Spacciati, e più o meno in questa zona dove vedete solo roba brulla e una collinetta sorgerà una magnifica serra. Diventeremo dei contadini, vero Siete Spacciati? Sì.
Ma hai già... Non dei boscaioli, eh? No, i boscaioli sono un'altra razza. Noi diventiamo contadini al massimo, non boscaioli, eh? E comunque da qualche parte qui c'è un Dodu. Ciao. Sì, ma non è Doro. Vai via, Dodu! Dobbiamo zappare la terra. Vai via. Vai via di qua. Ragazzi, non perdiamo altro tempo. Ecco, l'ha ucciso. Non perdiamo altro tempo. Costruiamo la serra e andiamo avanti con questo episodio perché... Dammi portare i cadaveri, che schifo! No, mi fa schifo! No! Non correre con quel coso... schifoso puzzolente! Oh, che cazzo fai? Mi tiri le scimmie? Va bene, ragazzi, ok, il delirio. Possiamo anche finirla qui. No, scusate, no, mo questa me la dovete spiegare. Come si è fermato lì il signore? Mi scusi, signore. No, no, ma torni pure in ecco. No, venga qui, signore! Non la vogliamo, non le vogliamo far del male. Mare? Vabbè, ragazzi, il signore si era fermato male. Allora, intanto ne approfitto per mettere giù le fondamenta. Dove hai detto che le vuoi mettere? Lanf Jumpy? Non lo so, ma se le vuoi fare qua vuol dire che sprecheremo tanto metallo e tanta pasta cereale. Cioè, ma perché i tubi costano? Sì? Costano tanto? Le facciamo metallo e pasta cereale. Le facciamo un attimo più... La facciamo un attimo più... No, ma qua più vicina ci rovina la visuale. No, la facciamo qui sopra. Facciamo qui sopra. Là! La vuoi fare... qua. Qua? Sì, sicuro? Va bene, dai. Allora... Basta, ok, va bene, tu sei il padrone. Ok, basta. In pratica stiamo facendo una serra con 6 slot, giusto? Avremo 6 campi. E tutto intorno ci facciamo una diciamo, non un recinto, un qualcosa, tipo, per accedervi, per far qualcosa, insomma, ragazzi, per un passeggio. No! Vieni qua! Ho perso una fondamenta, ma va bene. Yeah. E che cazzo ne so, si è messa sottoterra, l'ha piazzata sottoterra. E faremo questa zona di... ho fatto male i conti. Perché? No, 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 va bene, va bene, va bene. Allora, ti piazzo i muri, la mettiamo in questo angolo, la serra, e qui tutto intorno... dove lo faccio passare il tipo... Aspetta. Ti metto i muri, così lo sai dove farlo passare. Allora, se noi costruiamo in questo modo... Allora, ragazzi, ovviamente stiamo facendo quelli di metallo perché durano di più, tanto il metallo ce l'abbiamo. Allora, c'è un Dodu. Allora, 3 di qua. Poi qua il fondo. Ok. Qui al lato facciamo venire un balcone, quindi io chiudo così. E qui davanti ci facciamo l'ingresso. Tipo così. E qua ci facciamo il doorframe per entrare. Che dici? Sì, ma non mi portare i cadaveri, che schifo! No! Proprio qui che stiamo costruendo. Ma che schifo, mi ha portato i cadaveri. Madonna mia, che schifo. Ragazzi, scriveteci nei commenti che ve ne pare di questa serra. Cioè, non in questo momento specifico, la finiamo a fine video. Quindi arrivate a fine video e ci fate sapere. Intanto continuiamo a lavorarci su, va? La domanda mia era, non da dove lo faccio fare... Da un cazzo di vetro! Metti... Passa dal vetro! Non passa? Dal vetro, non lo attraversa. Gli devi fare il buco. Il buco dove lo facciamo? Nel vetro. Come lo fai? Che cazzo ne so. Vedi che passano attraverso i vetri. Vuol dire che... Passano attraverso i vetri. Sicuro? Sì. Vabbè, ragazzi, ci picchiamo un po' off camera. Arriviamo. Dai su, piccoli. Andiamo a massacrare gente. Dai. Dai che io sto con Paparino Spino. Sto con lo Spino Paparino. Mamma mia, quanto è gigante. Quanto corre. Ricordami, cosa dobbiamo uccidere? Tutto quello che capita? No, Carbonemis e... magari i leposcemi non si buggano. Mi sa che ti stanno bloccando a te. Pure i triceratopi danno chitina e cheratina. Sì, sì. Oh, c'è un velociraptor. Vieni, velocino. Non fa niente. Raptor non fa niente, lo massacro io perché... Oh, distruggi l'albero. Fammi passare. Ah, scappi, eh. Guardalo, guardalo come corre. Guardalo che si cacca in mano. Ah, devono pensare di Olimpia alle faccende. Va bene, va bene.
Ok, è brutto, è morto brutto brutto. Io arrivo, eh. Sto facendo un trincerato. Oh, c'è un compito, c'è un compito. No, i compiti non ci servono un cazzo. Quelli si fanno la mattina, i compiti. Dove stai? Ah, là, ciao. E il triceratopo dov'è? Eccolo! Muori! 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 Muori alla velocità della luce! Ti massacro la vita! Madonna mia, ragazzi! Quanto è bello farmare la chitina così! LOL. Senti, qui dietro c'è altra roba. Vado a vedere chi è. Ragazzi, lo spinosauro mi sta schiacciando i dodo. Cioè, io non ci posso credere. Guardate, io passo da sopra un dodo e mi muore. No, perché? Perché ora non sono morti? Ah, forse mentre corro? Proviamo. Wow! Ecco, li schiaccia, ragazzi. Lo spinosauro schiaccia i dodo, guarda. No, vabbè, non ci posso credere. Guardate, strage di dodo. Vai, schiaccialo. E schiaccio i dodo. Vabbè. Ok, andiamo a prendere i carbonemis, va. Ma dove vai? Sono qua. Dodo, spostatevi dalla mia strada perché potreste morire schiacciati. Ecco, è morto il primo. No, no, Dodo, no, no. Ecco, è morto il secondo. Ma quanto è bello schiacciare i Dodo con lo spinosauro. Ma quanto è bello schiacciare i Dodo con lo spinosauro. Ed ecco un altro Dodo fatto a frittata. Ma quanto è bello schiacciare. Guarda, guarda che lo schiaccio pure questo. Vai, vai, vai. Madonna mia, quanto... Mi diverto troppo, ragazzi, ok. La devo smettere. Allora, mi mancano tre no, cavolo. Dimmi, Amid, dimmi, dimmi. Ciao. Ciao, ciao. Allora, devo fare sì, altri sì. Ciao. Ma ciao. Cosa? Cosa? Oh, porca di quella pizza, che caspi. Ciao. Come cazzo? Ehi, ma che sta? Oh, ciao. Ma ciao. Ma lei che come ha fatto ad entrare qui dentro? Mi scusi, piano. Stia buono che si mi scusi, signor armadio, ho capito che lei è un armadio, ma non mi stia così dentro casa, ok? La depositiamo fuori, lo tenga lontano, per favore. Va bene, va bene. Ok, grazie. Guarda, è riuscito a passare anche con le finestre chiuse, ma quanto è curioso sto dinosauro. Oh, piano, piano! Madonna mia, il peggio casini. Ok, ragazzi, la nostra serra finalmente è finita. Eccola qua, guardatela che carina, è una due piani. Abbiamo fatto arrivare l'acqua qui da sinistra direttamente. Ma siete spacciati, ma questo è abusivo. Ma tu hai fatto... Ma questo è abusivo. Cioè hai fatto l'aggancio abusivo. Ma non si... devi fare la richiesta all'Enel. No, all'Enel, all'acquedotto pugliese, te l'ho detto. Questo è abusivo. Ma perché qua lo metti direttamente in acqua? Questo è abusivo. Vabbè, vabbè, ragazzi. Vabbè, ok, allora facciamo così, guarda. Non ci denunciate. E poi guarda, vieni qua, vieni qua, guarda. Perché stai andando lento? Oh, sì, ci abbeveriamo. Oh, si può bere! Sì. Che figo! E guarda, circolazione che va, guarda, mi guarda. Sì, ho visto. Vai, fallo. Che figo! No, stai bevendo il piccone, comunque va bene. Allora, abbiamo messo due compost bin. Ci vogliono i peggio anni. Oh, ha fatto il fertilizzante! Buono! Buono, fertilizzante. Ci ha fatto il primo fertilizzante qui. Dobbiamo studiarci un attimo come funziona l'autocompost bin, ragazzi. Ma lo vedremo nei prossimi episodi. Siamo riusciti ad avere il primo fertilizzante perché basta mettere della paglia e della merda lì dentro e si fa. Se no, ci siamo comunque attrezzati con tanta carne. Ma anche no, già mi sfottono su Telegram e hanno fatto un insulto che si chiama Mamid l'insulto, quindi cioè, no, per piacere. Allora, qui dentro ci mettiamo fertilizzante e un seme. Abbiamo i semi di Savarot, che non so che cosa sia. Metticelo. Perché dice not seeded, scusa? Ah, ok, ok, crop Savarot seed. Ma smetti, non ti parla doccia. E mi sto toccando. Ah, comunque, che oggetti sono questi? Come si chiamano? I Metal Water Tap. In pratica non fanno altro che irrigare tutto. E se notate, abbiamo Greenhouse Effect. Sarebbe l'effetto serra a 300... Mi scusi lei! Ma vada... Io parlo ed entra gente. Ma va bene. E quello caga. Prendi la merda! Prendi la merda! Corri! Corri! Vai a prendere la merda! Fammi uscire! Togliti! Prima che scompare! Ho bisogno di merda! Corri, 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 corri! Boom! Presa! Mid, a peo! Ma mid, tieni, guarda.
Oh, aspetta, aspetta, altra merda, altra merda. Ragazzi, stiamo diventando dei merdivori. Che c'è? Fammi vedere. Ehi. Niente, vai. Mo deve combinare qualche casino. Lo so, lo sento, perché questa è la sua strategia. Comunque, allora, mettiamo qui. Ci metto, che ne so, una small, una medium. Una small e una medium e ci mettiamo le narcoberry. In teoria tra poco si dovrebbe sed... Ah, ok, una small e una medium fanno 11.000 di fertilizzante. Un fertilizzante ci fa 54.000. Va bene, come non detto. Meglio il fertilizzante. Allora, qui ci mettiamo di nuovo small e medium e ci mettiamo le carote. Ok. E qui dentro ci mettiamo large per metterci long grass, che non so che cazzo sia. Penso che sia il mais. Ah, la large ci dà 15.000, GG. Io vado a raccogliere le merda per tutta la vita. E poi ci mettiamo una small e una medium con il citronal. Ok, io ho due medium. Vuoi un po' di merda? Ti può servire? Cosa? Un po' di merda. No, grazie. Non ti serve? Allora, distribuisco un po' della merda che ho. Praticamente, ragazzi, il fertilizzante serve per far crescere le piante. Se dovesse finire il fertilizzante, in teoria la pianta non muore, però non va avanti il processo di crescita. Ora non so quanti anni ci vorranno finché crescerà tutto, però staremo ad aspettare e vedremo nei prossimi episodi che cosa succederà. Intanto produciamo un po' di... Chi è che caga? Ancora merda. Ragazzi, però tutta sta merda mi sta iniziando a fare un po' schifo, cioè... Le feci umane, quanto danno le feci umane? Un cazzo, 1000. Oh, raga. Ah, comunque, sì, che il mondo sta andando in pezzi. Qui si sente tanto l'effetto serra. Va bene, con questo possiamo chiudere il video. Se ti è piaciuto questo episodio, lascia un like, commenta e condividi. Ma soprattutto se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag siete spacciati e imbecille. Hashtag siete spacciati e imbecille. Oppure potete anche scegliere hashtag effetto serra. Però automaticamente se usate hashtag effetto serra significa hashtag siete spacciati e un imbecille. Quindi fate vobis, fate come volete. E questo non mi fa uscire di qua, ma porca di quella palestra. Dannazione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ed eccoci arrivati anche oggi alla fine del video. Lo so, l'hashtag ve l'ho già detto qual è e rimane sempre quello. Vi ringrazio per aver visto questo video fin qui e mi raccomando, scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questa nostra mini serra, se avete dei consigli da darci sulla serra, e nei prossimi episodi vedremo come si evolverà il nostro pollice verde. A me, io lo vedo rosa però, e vabbè, insomma, vedremo come si evolvono le cose. Lascia un like, commenta e condividi per sostenere la serie. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video. E usa l'hashtag hashtag siete spacciati un imbecille, oppure hashtag l'effetto ser. Oh mio Dio, mi viene male solo a dirlo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.